Good evening, thank you for the attendance. I speak Italian, so interpreter can translate in your language, and I just start making a question to Mr. Pierangelo Panzeroli, coach for San Marino National Team. Pierangelo, partiamo già dalla gioia del gol, che non è una cosa che capita tanto spesso. Complessivamente una prestazione che hai anticipato e ti ha soddisfatto. İlk önce buradan ilk olduğum yegane golün sevincinden başlayalım. Çünkü nadir hallarda baş veren bir hareket ki San Marino olmuştu. Bu hafta bir gol geldi. Per noi il gol è sempre un evento molto importante. Per noi il gol è sempre un evento molto importante. E quindi siamo molto contenti perché ciò è accaduto. La squadra è una squadra molto rinnovata, tantissimi giocatori giovani, 1998, 1997, stiamo un po' cercando di trasformare la nazionale, essendo anche un paese così piccolo il percorso è anche difficile, a volte passa per queste sconfitte, ma la prestazione secondo me è stata soddisfacente. La gioia del gol? Mesela uzak ki San Marino küçük bir ölçeli. Kamandamız demek olar ki yenilerin ekser olmuşlar. 1998-1997 terveren olmuşlardı. Ama yine de bunlar da böyle bu oyuncuları karşılık bir kamanda da bu oyuncu da geldi geldi geldi. Yani her zaman her anda gol verildi. Bu oyunda mal oldu. Gol verildi. Yani kamanda oyundan rahatlanmasam da indik ama sevindici bir alışı gol kurmamız. Sono domande dal Sağlık ve San Marino diye ikisi bir ölçerdi. Üniversite diyormuş, dünya partisinde böyle bir şey var. Yani böyle devletler çok zaman birleştirme gider. Yani başka ülkelerden bu grupları birleştirirler. San Marino böyle bir partiye el atmazsa ne? Di solito nei paesi piccoli come San Marino e altri paesi, quando non avevano un calciatore locali di solito prendono da paesi stranieri, quindi San Marino vuole avere un'offerta così di questa è una cosa che ci rende unici in Europa. Abbiamo delle leggi molto restrittive che non permettono naturalizzazioni, quindi siamo San Marino al 100%, i nostri giocatori sono tutti dilettanti, questo un po' ci rende unici, probabilmente più deboli, ma ci rende anche molto più orgogliosi. Difendiamo i colori nel modo possibile. Perché San Marino da guardare la foto da sette, io non mi direi che le legge di San Marino non ci sono, ma pure così di ieri, su Mala Cementi, non direi che le due scelte, 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 le due İkinci oyunda 1-0 Üniversite bu qələbə qazanmışdı Azərbaycan milisi. Necə fikirləşirdiniz? Bizim milli komanda həmin vaxtdan indiyə qədər çox mu güclənibdir? Yəni artan cəhətlər var mı? Penso che comunque, come ho detto anche nella conferenza Calcio Zero, secondo me è forte crescita, lo dimostra anche la squadra che è arrivata nella fase finale di questi due gironi. Quindi penso che viva un momento di grande fiducia, ci sono stati anche risultati importanti contro Repubblica Ceca, quindi credo che c'è una forte convinzione che la squadra possa fare bene. Mentre la prima partita facciamo ancora meglio di oggi, riusciamo a contenere l'Azerbaigian a San Marino, fa una partita molto equilibrata. Oggi magari qualche gol di troppo, però forse abbiamo giocato meglio rispetto alla volta precedente. İki oyunumuz iyiydi. O da bizim tamamı daha tam olmamıştı. Bir gol baktı ama bugünkü oyunda da yani birden sonra futbol bıraktı. Ama onunla bile yani ilk oyun nispeten biz daha yaşlı.
başka bir oyunu gösterdi. Çok. 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 Ç